Ciao! Oggi vedremo come insegnare al nostro cane a fare l'esercizio dell'inchino. Ovviamente possiamo usare qualsiasi segnale vocale, quindi possiamo utilizzare appunto la parola inchino oppure, come ho scelto io, madame. A cosa serve questo esercizio? Come tutti gli esercizi che gli insegniamo, è utile per rafforzare la collaborazione, per aiutare, per migliorare la lettura reciproca, quindi imparare a comunicare meglio, e poi anche per far fare cose diverse al nostro cane, tenere sempre in allenamento la sua mente. Se il nostro cane dovesse avere difficoltà a fare questo esercizio, possiamo sfruttare il fatto che naturalmente, quando per esempio il cane si alza, si stiracchia e assume questa posizione. Possiamo iniziare premiando questi momenti in cui lo fa spontaneamente. Vi racconto una curiosità, questa posizione la possiamo ritrovare anche in alcune scuole di yoga americane e si chiama appunto Downward Facing Dog, ovvero il cane che guarda in giù. Allora, procediamo in questo modo. Facciamo annusare al cane un bocconcino, lo mettiamo vicino al suo muso e abbassiamo la mano verso le sue zampe. Brava! Premiamo qualsiasi posizione che si avvicini a quella desiderata, anche se non è subito perfetta, per costruire la posizione giusta piano piano, passo dopo passo. Lo rifaccio, abbasso verso le zampe. Brava! Vado un pochettino verso il suo corpo, verso di lei. Abbasso, si è sdraiata. Questa è una cosa che può capitare, quindi visto che il movimento della mano è molto simile a quello del terra, il cane potrebbe fare il terra. Semplicemente lo facciamo rialzare, stand, ok, e riabbassiamo. Brava! Premiando il cane prima che si sdrai. Brava! A questo punto posso inserire il segnale vocale. Madame, brava! Madame, bravissima! Possiamo fare adesso il segnale gestuale semplicemente anche senza bocconcino. Madame, brava! E glielo diamo dopo. Madame, bravissima! Madame, brava! Vedete che io facendo questo movimento sto piegando anche il busto verso di lei. Questo è il segnale che utilizzerò quando sarò in piedi. Madame, bravissima! Madame, brava! Madame, bravissima! Madame, brava, tata! Ora, da in piedi, il mio segnale sarà leggermente diverso, quindi dovrò utilizzare molto il braccio per fargli capire di assumere la posizione di prima e anche il piegamento del busto. Madame, brava! Madame, bravissima! Pian piano riduco i segnali col corpo. Madame, brava! Madame, bravissima! Madame, ok, brava! Madame, brava! Madame, bravissima! Ora posso togliere tutti i segnali gestuali e utilizzare esclusivamente quello vocale. Vediamo un po' se Pinta ha imparato. Pinta, Madame, molto bene! Riproviamo. Madame. Stand. Madame, brava! Madame, bravissima! Bene, in questo modo Pinta ha imparato un nuovo segnale vocale, però se vogliamo mostrarlo per esempio agli amici, potrebbe essere divertente fare anche noi dei segnali gestuali, quindi sarebbe più carino magari fare così. Pinta. Madame, brava! Quindi cambiamo il segnale gestuale dell'inizio per renderlo più simpatico, più simile a quello che facciamo noi a teatro. Madame, bravissima!
Finora ci siamo rapportate io e lei frontalmente, quindi una davanti all'altra, e le ho insegnato questo nuovo segnale appunto leggendoci, comunicando frontalmente. Più difficile è farlo una di fianco all'altra, però il cane pian piano impara a generalizzare e a emettere il comportamento in situazioni differenti, quindi adesso posso chiedere di fare l'inchino in questa posizione. Pinta, madame, bravissima! Vieni. L'ultimo, eh? Stand. Madame, bravissima! Super cane! Brava! Molto bene, questo cane. Qua c'era un inserto.